La Casa Bianca, che emozione! Un luogo carico di gloria e di nobiltà. Ma pensi, tutti i nostri presidenti da Adams in poi hanno abitato quel prestigioso edificio. È sbiadito. Ma cosa sta dicendo? Ho detto che è sbiadito. Cosa è sbiadito? Signore, lei quindi darebbe una mano di vernice anche all'alba. Ma che colori si potrebbe raggiungere ad un tramonto nel deserto? O al verde cristallino del mare? O all'azzurro del cielo? La Statua della Libertà ha bisogno del fondotinta? Ma lei, caro signore, lo sa chi vive in questa storica residenza? Certo. Vive lo spirito di tutti coloro che hanno combattuto per la dignità dell'uomo. Mosè, Buddha, Confucio, Cristo, San Paolo, San Francesco, San Tommaso, Ruggero Bacone, Giovanna d'Arco, Martin Lutero, Platone, Omero, Dante, Shakespeare, Michelangelo, Pasteur, Newton, Galileo, Edison, Franklin, Lincoln, Washington, Jefferson, Crispus Actus, Lafayette, Garibaldi, Bolivar e Leonardo. I martiri, i santi e i poeti. La civiltà presente e passata, tutta la storia dell'uomo, la sua evoluzione attraverso conquiste e calamità, la sua continua ricerca di Dio. Tutte queste cose dimorano in quel nobile edificio, ma io le ripeto che per me è sbiadito. Signore, mi consente di offrirle un bicchiere di birra? Con piacere.